solo attraverso la sua arte. Il Museo di Gualtieri dedicano all'artista la mostra Ligabue, la figura ritrovata, 11 artisti contemporanei a confronto, dove fino al 14 novembre è possibile dialogare con l'opera del pittore definito il Van Gogh italiano. Nella meravigliosa cornice del Salone dei Giganti non si poteva che ospitare un Antonio Ligabue abbastanza inedito. È stata fatta una scelta proprio espositiva e curatoriale. Di Ligabue, un'anima più legata ai suoi momenti di sconforto, di rabbia, quindi legata a dei temi come possono essere quelli delle lotte, quelli degli animali feroci, e dall'altra parte una parte di Ligabue è meno conosciuta, meno nota, meno analizzata. Arte contemporanea, la dualità propria di Ligabue si specchia in quella delle nuove generazioni di artisti. Come testimonianza di Ligabue, in questi artisti vivono due differenti tensioni. Una, quella più dinamica, più energetica, più espressiva e sensibile del colore, e quindi abbiamo queste cromie che scavano la figura. In altri invece c'è quel senso di candore, di quiete bucolica, questa pace che l'artista cercava così intensamente, e questa sottotraccia emerge verso la tensione all'invisibilità, alla sparizione. È un processo di alleggerimento. La mostra parte da presenze forti, dinamiche, molto incisive per lo sguardo, e arriva alla fine dove l'immagine, la figura tende alla sparizione, resta quasi come un ricordo, una memoria, un'idea. Da una parte l'energia carnale dell'immagine, dall'altra il potere trasfigurante che si fa sogno, miracolo. Per me Ligabue è l'emblema della resilienza, perché è la testimonianza della possibilità di trasfigurare la sofferenza e il dolore per renderla arte, per renderla bellezza. La mia ricerca è basata sull'estetizzazione e sulla sublimazione della decadenza del corpo, e come Ligabue cerco di trasformare e di estetizzare la sofferenza che prende vita in corpi sgretolati e in decadenza e si sublima con la sinuosità delle forme. Sono l'aria che talora sospira. Il contrasto tra integrazione e diversità, tra il corpo sgraziato e rachitico dell'uomo e l'amore, mai corrisposto in vita, sublimato dall'artista, tra feroce solitudine e instancabile necessità di contatto. Una combinazione di attualità, la figura di ricordare all'uomo contemporaneo che oltre ogni corrente, ferita o dicotomia, si può e si deve ritrovare l'umanità nella sua intera figura. Più forte di me. Giardini fioriti, distese di agrumi, prati aromatici,